Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo della Juventus B perché è un progetto che sta prendendo forma, ok? Quindi è un progetto realmente importante, la Juventus ci sta puntando, è la prima società in Italia a puntarci molto seriamente, tant'è vero che si sa già qualcosa, ci sono i primi nomi che poi ve li farò, ma facciamo un breve excursus storico per capire come sono nate queste seconde squadre. Le seconde squadre è praticamente l'innovazione che ha voluto fare la FIGC, dando una fortissima accelerata subito dopo la non qualificazione al mondiale di Russia da parte della nazionale italiana, perché si sono creati due problemi. A, il numero degli italiani giovani presenti nel campionato italiano, che è veramente diminuito il numero rispetto a 10 anni fa, per esempio. Il secondo è che quelli che ci sono non tutti sono forti, all'altezza, non sono mentalmente preparati ad affrontare un campionato così importante come la Serie A. Per cui è nata l'esigenza di dare spazio a questi giovani, sin da piccoli, in campionati altamente competitivi rispetto alla primavera. Quindi la Serie C e la Serie B. Campionati che sono difficili perché gli avversari hanno un mix di talenti, ma anche di gente che ha una certa maturità calcistica, perché tanti trentenni, 35enni, magari per evitare lo stress della Serie A e così via, tornano a giocare o in Serie B o in Serie C, il Gilardino della situazione, per farci così un'idea. Vanno a giocare in Serie C e per un difensore, un giovane difensore, magari uno come Gilardino, con tutta l'esperienza che ha avuto e così via, è assolutamente allenante, ma poi a livello mentale impari ad essere più malizioso, più furbo, impari ad avere tutto quel bagaglio di esperienza che la primavera non ti sa dare, perché vai a giocare con i tuoi pari età, l'astuzia, tutta quella miscela che ti fa diventare poi un campione, perché ci deve essere sicuramente una componente legata al talento, alla bravura coi piedi, eccetera, però serve anche l'astuzia, la malizia e tutte quelle caratteristiche che ti costruisci poi sul campo. A questo serve, secondo me, la Serie C e la Serie B per le seconde squadre. Ma sta Juventus B come sarà? A quanto pare il nome che gira come allenatore è quello di Zironelli, allenatore della Serie C che ha fatto una stagione fantastica col Melfi, lo davano quasi per allenatore del Bari, poi c'è stato il contatto della Juventus, a quanto pare si chiuderà entro questa settimana. Nella Juventus B giocheranno dei giovani molto interessanti, tra cui Macek, Leandro Fernandez, Del Favero, cioè gente che già abbiamo sentito parlare in primavera e così via, per cui io da tifoso sicuramente gli darò un'occhiata. Dopo al basket, dopo alla prima squadra, anche la squadra B mi terrà un po' occupato, perché ragazzi la cosa buona è che secondo me anche le reti di scout, gli osservatori, daranno maggiore importanza, no, alla Serie C, perché comunque giocandoci le squadre B della Juventus, delle altre che poi arriveranno, ci sarà una maggiore focalizzazione sui giovani che giocano anche nelle altre squadre, per cui anche il nostro prodotto interno, quello italiano, può veramente emergere, perché avrà degli occhi addosso puntati grazie al fatto che le squadre professionistiche hanno creato la squadra B che gioca in categorie molto più basse. Questo secondo me è anche l'effetto indiretto, perché oltre alla crescita interna delle squadre della Juventus e così via, ci sarà anche una maggiore attenzione verso gli avversari. Questo può essere un altro aspetto molto interessante. Fatemi sapere la vostra opinione sotto nei commenti, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like al video, ci vediamo domani con video, sempre alle ore 14, e live serale con alcuni ospiti. Tenterò di portarvi delle notizie di calciomercato, vediamo quello che uscirà fuori in queste prossime ore. Fate i bravi ragazzi, ci vediamo domani e fino alla fine. Forza Juventus!